Chef Caparo chiamato a presiedere la giuria di Descosicano 2022. Com'è stata questa mattinata passata tra gli studenti? Allora, io non mi sono fatto nemmeno attendere nella risposta dopo l'invito da parte della scuola a partecipare a questo gioco, chiamiamolo gioco, perché in realtà sì, gara sì, ma è stato un bellissimo momento, quindi sono venuto qui con un grande entusiasmo, ero felicissimo di partecipare e capire più che altro anche la curiosità di capire questi ragazzi un po' come giocano in cucina, no? La loro sensibilità, cosa pensano, la loro parte creativa. Devo dire, abbiamo assaggiato dei piatti veramente eccezionali. Quindi uno chef stellato si può imparare anche dai ragazzi che sono alle prime armi in questo lavoro? Si impara da tutto e anche da loro. Devo dire che per me è stata una bellissima esperienza. Sono felicissimo di aver assaggiato questi piatti da giovanissimi. Stiamo parlando di ragazzi che hanno anche 15-16 anni. Devo dire che sono veramente dei talenti. Non so se ha sentito le polemiche legate da qualche suo collega, anche molto conosciuto in televisione, che dice che questo è un lavoro che si fa per impegno e che a oggi i giovani di oggi non sono disposti a sacrificarsi. Lei è d'accordo? Io sono d'accordo dal fatto che oggi chi fa questo mestiere, come da sempre, in realtà bisogna essere molto appassionati. Chi non ha questa forte passione lo sconsiglio, perché è un lavoro che richiede anche grande spirito di sacrificio e solamente chi lo fa con passione, con il piacere di farlo, riesce un po' a sostenere questi ritmi.